Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do ancora il benvenuto nel canale Yokappa Show. Nello scorso video vi avevamo chiesto di proporre il tema dell'episodio di oggi. Avete fatto tantissime proposte stra interessanti e di questo vi ringraziamo molto. Oggi abbiamo scelto di parlare del rapporto fra Stolas e Blitz, selezionando le proposte nei commenti di Sere e di Just a Line Without a Hook. Ma prima di iniziare, se è la prima volta che vedete i nostri video, vi chiediamo di iscrivervi al canale e di tuffarvi con noi nell'analisi di oggi in cui analizzeremo il rapporto fra questi due personaggi. Dal primo episodio all'ultimo, la relazione tra Stolas e Blitz è cambiata abbastanza. Il diavoletto è stato molto chiaro sul fatto che l'unica ragione per cui va a letto con il principe piumato è per usare il suo grimorio, oggetto magico di importanza vitale per il business della Imp, che permette a Blitz e ai suoi scagnozzi di raggiungere il mondo umano e di attuare la loro attività di sicari. Non sappiamo però per quanto tempo il diavoletto utilizzerà il libro prima che il principe infernale inizi a rivolerlo indietro, ma sappiamo che Stolas ne necessita almeno una volta al mese. Ciò che apprendiamo nel pilot è che Stolas, arrapato come una scimmia, ha un interesse sessuale nei confronti di Blitz, facendogli proposte più che indecenti al telefono, ma oltre questo non si comprende se provi dei sentimenti al di fuori dell'interesse carnale in sé. Inoltre, nello stesso episodio, non ci è dato sapere se il sesso di per sé, inteso come pagamento per il tomo magico, avvenga effettivamente una volta al mese, ma si fa intendere che Stolas dà il permesso di usare il grimorio a Blitz per un po', almeno finché non debba adempiere i suoi regali compiti. Il nostro Imp è un personaggio carico di lussuria e, come possiamo notare, tratta le persone come Stolas tratta lui ed è anche sessualmente attratto da Moxie e Millie, come abbiamo visto quando è da solo e gioca con i loro pupazzi. Analizzando il primo episodio, Stolas propone al diavoletto nel momento meno opportuno il patto del grimorio in cambio di sesso una volta al mese, che dovrà avvenire necessariamente in una notte di luna piena. Dalla grande passione con cui il principe descrive la scena, possiamo intendere che provi dei sentimenti per Blitz, ma ancora non possiamo sapere quanto questi siano seri, almeno fino a questo punto della storia. L'Imp invece sembra dar corda a Stolas solo per avere il libro e portare avanti la sua impresa. Passiamo al secondo episodio, qui le cose sono un po' più diverse anche perché si inizia a percepire un po' di tensione. Nel pilot Blitz ha detto a Stella di aver fatto sesso con suo marito e in questa puntata vediamo la sua reazione. E come se la vediamo? Una cosa curiosa è che si capisce che per lei il tradimento non è poi così un problema di per sé. Piuttosto la cosa che la infastidisce, oltre il fatto di essere chiamata Cornelia da d'ora in poi, è che lui sia andato a letto con un imp, dato che nella scala aristocratica essi rappresentano quasi l'ultimo gradino della piramide. E certamente che la notizia sia stata rivelata proprio durante un incontro con amici, per lei rappresenta un disonore ed un inaccettabile oltraggio. Per quanto riguarda Stolas, non sappiamo ancora nulla sulla sua sessualità, ma quello che possiamo capire dal suo comportamento è che il matrimonio con Stella non era affatto come lo aveva immaginato inizialmente, e dopo più di 100 anni inizia a farsi qualche domanda sul suo orientamento sessuale. Nello stesso episodio, quando si recano a Lululand, Blitz mette in chiaro che non vuole fare nulla di sessuale con Stolas, e l'Imp prova attrazione per quasi tutti i personaggi, da Moxie a Millie fino allo stesso Robo Fitz. La loro relazione da quel momento comincia a prendere una piega diversa, oseremmo dire interessante, poiché Stolas inizia piano piano a far entrare Blitz nella sua vita. Nell'episodio del festival possiamo però notare che Blitz è visivamente infastidito dal comportamento di Stolas e, dopo il discorso di Stryker, possiamo vedere i dubbi dipingersi sul suo volto. Nell'episodio 6 la loro relazione invece sembra completamente ribaltata. Stolas salva Blitz dai Men in Black e lui sembra dimostrargli un po' di gratitudine per il suo gesto, creando questo quadretto molto tenero. Nell'episodio 7 l'Imp sembra essere convinto dal fatto che Stolas voglia da lui solo un legame di carattere fisico. Blitz inizialmente cerca di autoconvincersi che la loro relazione sia solo commerciale da ambo i lati, cioè finalizzata al solo scopo di ottenere il grimorio. In questo episodio però vive e prova sentimenti più complessi nei confronti di Stolas. Nella puntata Ozzy fa notare che il principe ha perso la moglie e la figlia a causa della sua lussuria. Alla fine dell'episodio Stolas invita Blitz in casa per cercare di portare la loro relazione ad un nuovo livello, ma il piccolo Imp rifiuta dicendo quasi in lacrime che non se la sente di avere un rapporto con lui quella sera e che fingere che Stolas non lo voglia solo per il sesso è negare l'evidenza. La scena poi si conclude con il principe gufo lasciato da solo nella sua tristezza a piangere sulle gradinate.
Cerchiamo di comprenderne il significato. Possiamo capire che Stolas, fin dall'inizio dell'episodio, è cotto del demonietto, lo vediamo molto esplicitamente, e si illude che il loro legame si sia già evoluto poiché gli viene chiesto di partecipare ad un appuntamento galante. Questo incontro però serve solo a permettere al piccolo imp di poter entrare nel locale di Asmodeus e tenere d'occhio Moxie e Millie. Blitz durante questo episodio viene umiliato da Verosica e da Ozzy, che rende ben chiaro un concetto: più amore hai, meno lussuria avrai. Quando si ritrovano fuori dalla casa di Stolas, sembra quasi che le risposte di Blitz debbano essere lette esattamente al contrario, ovvero a quanto pare lui si è reso conto che con il principe non è più una questione solamente fisica, ma da quello che vediamo anche durante tutta la serie il diavoletto ha bisogno di sentirsi amato. I suoi comportamenti ci parlano, infatti sembrano quasi tutti gridi d'aiuto, anche il suo voler ossessionare Moxie e Millie e la sua iperprotettività nei confronti di Luna, e infine questa relazione è nata come un semplice scambio che però si è trasformata in qualcosa di più anche dal suo lato. È triste perché lui ama Stolas, ma non vuole più sentirsi usato per soddisfare le sue voglie carnali, e così, in preda a questo insieme di emozioni, declina il suo invito. Anche se in realtà, probabilmente entrambi si sono ritrovati innamorati l'uno dell'altro, solo che lo stato emotivo di Blitz, che per una volta nella serie si mostra vulnerabile, manda tutto in fumo. Un'ultima cosa toccante che rafforza la teoria sul fatto che il nostro imp sia così bisognoso d'amore è che una volta a casa, mentre scorre le foto sul suo smartphone, scoppia in lacrime visualizzando la foto con sua madre e sua sorella. Ci sarebbe molto da dire sul suo passato, ma penso che sarebbe meglio parlarne dettagliatamente in un video separato. Sinceramente non so se nel prossimo episodio ci sarà un recupero del rapporto fra Blitz e Stolas, forse dovremmo aspettare direttamente la prossima stagione per vedere se tra loro sboccerà definitivamente qualcosa. Spero come sempre di avervi dato un quadro completo su quello che sappiamo finora sulla relazione tra Blitz e Stolas, parliamone come di consueto qui sotto nei commenti e ditemi che cosa ne pensate. Come sempre io vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere mega, super, iper, ultra aggiornati sugli ultimi video a tema Hazbin Hotel e dell'Uva Boss. E ci vediamo al prossimo video!